Bonafede, buonasera Roberto. Buonasera Donato, buonasera. Ecco qui, accanto a te l'onorevole Bonafede. Allora l'intervento di D'Incà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in aula, per dire che il partito, il movimento di Beppe Grillo è pronto a governare il paese. Assolutamente sì, questa è una cosa che noi diciamo ormai da un po' di tempo. Riteniamo ormai di avere maturato le competenze necessarie per poter prendere in mano questo paese, soprattutto direi che siamo gli unici, l'unica forza politica completamente svincolata da qualsiasi lobby di potere, e quindi l'unica forza politica che può agire in questo paese nell'interesse esclusivo dei cittadini. Questo è un fatto oggettivo. Nei decreti che fino ad ora abbiamo analizzato da parte della maggioranza che ha sostenuto il governo Letta e che adesso sostiene il governo Renzi, abbiamo sempre individuato alla fine la marchetta di turno o comunque il favore a favore della lobby di potere di turno. Questo col Movimento 5 Stelle non potrebbe esistere. D'altronde siamo gli unici ad aver poi concretamente realizzato qualcosa nell'interesse dei cittadini. Mi riferisco, parlo delle cose principali, abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico, ci siamo tagliati gli stipendi, cioè tutto quello che noi abbiamo detto lo abbiamo fatto. Abbiamo presentato proposte di legge sul conflitto di interessi, sul reddito di cittadinanza, ma potrei elencarne tantissime, tutte nell'interesse esclusivo dei cittadini. Dall'altra parte oggi abbiamo ascoltato un discorso che potrebbe essere intitolato il delirio del nulla. Non c'era un solo elemento concreto. Allora noi dobbiamo metterci d'accordo, perché nel passaggio dal talk show al Parlamento i discorsi di un politico devono necessariamente cambiare, e questo cambiamento deve consistere nell'individuazione di azioni concrete. Oggi Matteo Renzi in Parlamento ha per mezz'ora elencato tutta una serie di spot elettorali senza mai entrare nel dettaglio. Io faccio soltanto un esempio sulla riforma della giustizia. L'idea di Matteo Renzi è che la giustizia deve cambiare. Semplice, il massimo del dettaglio a cui è arrivato è che deve cambiare sia quella civile che quella penale. Insomma, stiamo scherzando, i cittadini si aspettano qualcosa di concreto. Quello che noi diciamo ad alta voce è non solo andiamo al voto, ma se non andiamo al voto almeno lavoriamo, lavoriamo. Grazie. E lavoriamo sul serio. Molte grazie, onorevole Bonafede, grazie a Roberto Secci.